Con il tema di italiano di stamattina è arrivato il momento degli esami di maturità per 2.791 studenti delle scuole della provincia di Caltanissetta, di cui 2.583 interni e 133 esterni nelle scuole statali, 63 interni e 12 esterni nelle paritarie. Le prove scritte non sembrano creare troppe tensioni ai ragazzi, alcuni di loro ai nostri microfoni hanno detto di avere trascorso una serena notte prima degli esami. Discorso leggermente diverso per gli orali, che scatteranno la prossima settimana e si concluderanno entro il 9 luglio. Stamattina tutti davanti agli ingressi dei vari istituti in attesa di varcare i cancelli, un po' di umano nervosismo ma anche tanti sorrisi e occhi carichi di speranza. C'è chi ha azzeccato il pronostico sulla traccia dedicata a Giovanni Pascoli o chi sperava in un tema di letteratura in linea con il percorso di studi e chi si augurava una traccia di attualità sulle stragi del 92 costate la vita a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte. Paura no, comunque l'esame è calibrato in un modo o in un altro per permetterci di sostenerlo, per cui non siamo molto preoccupati. Il problema sorge per gli esami orali, sono un po' più complicati, però adesso non è... Com'è stata la notte prima degli esami? No, ho dormito, tranquillamente. Abbiamo un sacco di ansia per questi esami, è un'esperienza nuova che ovviamente sarà una crescita per tutti, però comunque abbiamo un sacco di ansia. Com'è stata la notte prima degli esami? No, tutto sommato serena, perché alla fine oggi è la prima prova, quindi italiano è un tema che abbiamo sempre fatto, quindi siamo sereni. Sulle tracce sperate qualcosa in particolare? Ma speriamo che ci sia qualcosa inerente magari alle stragi di Capaci, qualcosa inerente a Verga, Pascoli, speriamo bene. Ma comunque siamo abbastanza tranquilli, almeno io per oggi, dato che appunto sarà un tema di italiano, possiamo scegliere varie opzioni e credo che comunque andrà abbastanza bene. La tensione prima degli esami è forte? Cioè... No, riesco a mantenerla, sono abbastanza tranquillo e speriamo che vada tutto bene. Sulle tracce vi augurate qualcosa in particolare? Ma mi auguro un argomento di attualità che comunque mi consenta di poter scrivere. Ma veramente niente ansia oggi. No, c'è tranquillità, no. Però beh, l'importante è che si affronta così, secondo me.